Buongiorno, benvenuti. Questo è il secondo incontro che ospitiamo all'interno del ciclo curato da Nicoletta Cardano, Educare le mostre, educare la città. Ma questo intervento è particolarmente importante anche per l'Accademia Nazionale di San Luca, vi spiegherò poi perché. Non vi preoccupate, do subito la parola a Nicoletta, sia Cardano che Bernardo. Però volevo fare una piccola digressione, approfittando che vedo che ci sono anche giovani che magari conoscono meno la storia della San Luca, che non vi farò, ma solo vi darò alcuni cenni per spiegare perché è così importante questa conferenza di oggi. Che la conferenza riguarda l'arte cancellata, quel che è sopravvissuto alle demolizioni di chiese, conventi e palazzi per l'apertura di Via dell'Impero. Ecco, l'Accademia di San Luca, dove voi vi trovate oggi, è stato un palazzo, Palazzo Carpegna, dove è intervenuto nella prima metà del 600 Francesco Borromini, ma noi come Accademia abbiamo preso possesso di questa sede solo nel 1934 e Gustavo Giovannoni, che è l'architetto che inventa nel 1919 le facoltà di architettura italiana, che tutte prendono punto dal modello che lui fonda a Roma nel 19 appunto, Giovannoni qui interviene in maniera un po' tranciante, un po' forte, per cui ha in qualche modo scardinato la stessa idea di percorso all'interno del palazzo, dove si risaliva ai tre piani attraverso la rampa elicoidale, bellissima, di Borromini, di cui avrete visto, immagino, giù all'ingresso il fastigio appena restaurato, eccetera. Ma non volevo parlarvi di questo, ma dirvi che prima di essere qui, l'Accademia di San Luca, la propria sede era via Bonella, che è una delle vie distrutte dal 24 agli anni 30, quando viene realizzata Via dell'Impero. E voglio anche ricordarvi che la presenza a via Bonella, peraltro, era legata al fatto che Pietro da Cortona, nominato principe dell'Accademia, siamo attorno al 1637, Pietro da Cortona, uno dei tre grandi architetti della triade seicentesca, Bernini, Borromini, Pietro da Cortona, voi lo conoscete per le chiese di Santa Maria Immacolata, per la facciata di Santa Maria della Pace, ma la cosa sua più bella, forse dal punto di vista architettonico, perché è stato anche un grande artista, è sicuramente la chiesa dei Santi Luca e Martina, che lui dona come progetto, ma di cui si fa carico anche in termini economici per la realizzazione appunto nel 1637, anche se durerà fino alla fine degli anni 60 del 600. Ma l'Accademia, diciamo, che prende possesso come sede in parte in Campidoglio e in parte addosso della chiesa di Santa Luca Martina, prima aveva una propria sede nel 500 in una piccola cappella addossata a Santa Maria Maggiore. Ora, si ritiene ufficialmente che l'Accademia Nazionale di San Luca nasca con gli statuti di Federico Zuccari, che voi vedete ritratto qui a fianco, nel 1593. Ma invece, un po' per orgoglio personale, siccome Vasari fonda l'Accademia del Disegno, che si ritiene la prima accademia in assoluto a livello mondiale, a Firenze nel 1563, a cavallo tra le due edizioni delle vite, voi sapete che Vasari è il primo storico dell'arte a ripercorrere la storia dell'arte con qualche caduta un po' fiorentino-centrica, quindi un po' di parte, per lui ci sono solo i grandi geni, Raffaello, Michelangelo, ma Venezia esiste diciamo in maniera un po' più marginale, perché si pretendeva allora, in un caso che lo chiama la sua accademia, l'Accademia del Disegno, si voleva che tutto nascesse da un progetto disegnativo a monte, mentre sappiamo che per Venezia, per la grande triade veneziana, Tintoretto, Tiziano, Veronese, era più importante il cromatismo, il colore, le stesure, eccetera, e non il progetto sottostante disegnato. Ma oltre alla vanità di segnalare che ha un ascendente storico che precede quella di Vasari, quella del 1573, lo spunto è quello che nei primi del Cinquecento alcune accademie che si chiamano di San Luca, ma che erano un po' come le gilde nordiche dei paesi d'Oltralpe, ma anche come le
città fiorentine, quella degli orafi, quella dei battiloro, no? Quella dei marmorari, quelli per cui a Firenze viene realizzato Or San Michele, al cui esterno ci sono le famose sculture, tra cui la prima scultura che esce dalla necessità di stare all'interno, come si diceva, dal non d'arcade, esce prepotentemente dalla ristrettezza dell'ambito della nicchia, che è il Donatello, ma anche il Verrocchio con l'incredulità di Tommaso. Ma tutto questo preceduto dal tentativo di costruire delle scuole che ereditavano l'eredità delle università medievali proprio a Roma, quando gli artisti si rendono conto che solo associandosi in corporazioni molto legate e attente alla dimensione economica. Allora, Antonio da San Gallo, il giovane, voi sapete che c'è un grande progenie di San Gallo il vecchio, San Gallo il padre del giovane, eccetera, ma il loro scopo è quello di accaparrarsi committenze, diciamo, ben pagate più di tutti. E loro negli anni 30, in particolare il giovane, Antonio San Gallo il giovane, chiamano, coinvolgono nei loro progetti, viene commissionato per esempio da Antonio San Gallo Giovane la Cappella Cibo a Santa Maria della Pace, di cui fa la facciata Borromini nel 600, ecco, e la Cappella Cibo è la seconda dopo la Cappella Chigi, fatta da Raffaello con le famose Sibille e gli Angeli, prima della Cappella Chigi di Santa Maria del Popolo. Ecco, in questa Cappella Cibo che segue la Cappella Chigi, ecco, Antonio San Gallo porta da Firenze Rosso Fiorentino e Simone Mosca per l'apparato scultoreo e Rosso Fiorentino che fa due affreschi non belli, anzi trascurabili dal punto di vista esecutivo, una cacciata dal paradiso terrestre e la nascita di Eva da una costola di Adamo. Ecco, però vedete come mettevano in campo delle forze straordinarie, chiamando anche a corresponsabilizzarsi sul progetto del cantiere, quindi con ricadute proprio assolutamente professionali, e questo è il primo tentativo, ma la stessa operazione attorno a un'idea di scuola legata a San Luca è quella di Perin del Vaga, che famoso per gli affreschi in diversi palazzi romani, soprattutto straordinari quelli di Palazzo Baldassini, cioè chiama e coinvolge altre personalità proprio perché si strutturano come scuole, ma scuole, un termine un po' tranciante, dico affaristiche, cioè proprio che guardano all'esito contrattuale del lavoro. Ecco, tutto questo per dirvi che anche la nostra Accademia di San Luca, che ha questi precedenti come eredità delle università medievali, se ufficialmente nasce alla fine del Cinquecento con l'elaborazione degli istituti zuccariani, ecco, ha un suo percorso molto lungo nel tempo. E concludo, la scelta della sede di Via Bonella è stata l'occasione per riunificare sia i doni accademici sia i doni d'ingresso. I doni d'ingresso erano i doni che facevano tutti i principi dell'Accademia una volta eletti principi, cioè partecipi dell'Accademia, e anche nel 600, nel 500 era molto ristretta l'adesione, erano molto pochi quelli che venivano nominati principi dell'Accademia, però tutti entrando erano obbligati a lasciare un segno del proprio passaggio attraverso la manifestazione, diciamo, della loro liberalità, della loro creatività. Piranesi, a metà del 600, alla metà del 700, nel 1750, regala nel 50 appena entrato un'intera copia del corpus delle sue incisioni, nel 761 regala una successiva edizione, diciamo, più intensa, più forte, perché le incisioni subivano nel corso degli anni diversi tipi di morsure, e quindi questa è un po' la storia. Non volevo prendere tanto tempo, però mi sembrava giusto che voi capiste il contesto che ci legavano nella straordinarietà di questa occasione di incontro. Grazie e scusate, la parola a Nicoletta Cardano. Grazie. Accettato questa collaborazione, aver accettato di essere parte attiva in questa collaborazione. L'ho aspettata per 10 anni questa possibilità di coinvolgimento. Questa è la vogliata. Ecco, allora, siamo molto orgogliosi ovviamente.
Ma diciamo, grazie quindi per essere parte attiva in questa collaborazione, grazie anche per questa introduzione che ci porta nel vivo della storia dell'Accademia e che ben si sposa poi con l'altra visita precedentemente che abbiamo fatto una settimana fa, dove dopo l'incontro curato da Alessandro Cremona abbiamo avuto modo di visitare le gallerie accademiche, che vedendo non soltanto la stanza dei paesaggi ma anche i doni accademici e i ritratti, i concorsi, il concorso Clementino e i ritratti degli accademici. Quindi questo è veramente una cosa molto importante per noi, costruire questo legame, costruire un legame con la storia, legame con la storia di cui adesso parlerà molto bene Nicoletta Bernacchio. Nicoletta Bernacchio è curatore storico dell'arte presso la sovrintendenza capitolina, si occupa proprio dell'area dei fori e proprio ha studiato degli aspetti che vanno dall'aspetto dell'archeologia medievale fino alla contemporaneità, curando insieme a Roberto Meneghini la mostra I fori dopo i fori. E devo dire che diciamo, nella importanza di questa strada che tutti quanti conosciamo, che conosciamo sia perché è il punto su cui convergono dagli anni 70 in poi tutto il dibattito dell'area centrale e quindi in qualche modo della urbanistica dell'area centrale e della vita della città. Ebbene, questa strada è così appunto importante, così amata o negata perché vista sempre come la strada appunto che è stata costruita, come sappiamo, negli anni 30, voluta da Mussolini si affacciava al balcone, voleva vedere il Colosseo, eccetera, eccetera. Bene, in questi aspetti che peraltro abbiamo anche così molto ben studiato grazie alle esposizioni proprio quest'anno sia di Giorgio Ciucci e di Vittorio Bidotto presso l'Istituto Luce con la visione dei filmati. Bene, questa strada in realtà racconta tutta una parte di storia della città che era in fin dei conti poco conosciuta o comunque forse non conosciuta come ricucitura di assenze, come ricucitura di cancellazioni. Allora il lavoro che è stato fatto in particolare nella mostra di Fori dopo i Fori è stato proprio questo di ricostruire tutte queste assenze, tutte queste lacune. Ovviamente è stato possibile ricostruire grazie a tutta una serie di interventi, di scavo e di studi che sono andati avanti per numerosi anni e che ancora adesso ci fanno vedere che cosa? Una stratigrafia che va dall'antichità ma arriva fino all'età moderna. La particolarità di questa cosa è quindi ricostruire una rete di presenze attraverso anche oggetti che sono stati ritrovati negli scavi, che sono oggetti minori, attraverso lo studio attento della stratigrafia anche a noi più vicina, e ricostruire una rete di situazioni, una rete di vita. La rete delle situazioni è per esempio la presenza degli artisti in quest'area di Via Alessandrina, Via Bonella, degli studi degli artisti che si una presenza che va dal Cinquecento fino alla contemporaneità, e ricostruire tante comunità che vivevano in quell'area. Quindi adesso la parola per tutto questo racconto con così ben documentato attraverso gli scavi e attraverso gli studi è a Nicoletta Bernacchio. Ovviamente la prima parola è un grazie al Presidente, a Nicoletta, siamo due Nicolette oggi, è un caso. Insomma, la dottoressa Cardano sempre molto, diciamo, affettuosa, ma anche stimolante, insomma, la presentazione già ci inquadra verso il racconto di oggi, che è quello appunto di, io vi presenterò oggi sostanzialmente qualche esempio di questo, attenzione. Un discorso che è molto grande, è grande perché si sente meglio così,
come va? Io il rimbombo lo sento, quindi così va meglio? Bene, avvertitemi se non sentite, perché io da qua il rimbombo lo sentivo anche prima. Allora, dicevo, oggi io insomma ho organizzato questo intervento ovviamente in una parte introduttiva per capire un po' anche quello di cui stiamo parlando e poi con degli esempi importanti, come appunto accennava la dottoressa Cardano, di recuperi che sono stati fatti anche negli anni passati, di opere che siamo riusciti, o prima di noi appunto altri studiosi, a identificare, sistemate peraltro nelle collocazioni più disparate, come potrete vedere. Esistono poi molte opere sulle tracce delle quali ci stiamo mettendo con qualche buon risultato, ma vedrete anche diverse opere delle quali non si hanno proprio per ora più notizie. È necessario però partire, forse questo potrà sembrare noioso ai più in questa sala, da cosa? Beh, qual era questo tessuto che poi con le demolizioni appunto degli anni 20 e 30 del secolo scorso, ma anche dell'inizio dell'Ottocento, vedremo con le demolizioni napoleoniche, ha generato questa dispersione di oggetti d'arte. Questo lo dico perché spesso nelle occasioni di didattica, Nicoletta lo sa, lo sa anche la collega Antonella Corsaro del mio ufficio, appunto l'ufficio Fori, con cui condividiamo questa attività, spesso ci sentiamo dire, per esempio, quando parliamo di quartiere Alessandrino, no? Che insomma si sa, è il nome che viene convenzionalmente dato a questo quartiere demolito, che è quello che vedete nella foto alle mie spalle peraltro, e che occupava l'area dei Fori Imperiali, ogni tanto ci sentiamo fare la fatidica domanda: ma che quello a via Casilina? Che insomma ci lascia anche un po' perplessi, perché se siamo ai Fori Imperiali non possiamo stare a via Casilina. Ma spesso vediamo anche soprattutto nelle generazioni più recenti, e non solo purtroppo, uno spaesamento quando parliamo dell'esistenza di un quartiere laddove oggi c'è via dei Fori Imperiali, quando parliamo appunto, come accennava Nicoletta, a case studi d'artisti, tra cui lo stesso di Pietro La Cortona, ad esempio, che è andato demolito alla fine dell'Ottocento con la costruzione del monumento a Vittorio Emanuele, o quello di Flaminio Ponzio, del quale io oggi vi mostrerò qualche immagine, ed altri, anche Michelangelo tutto sommato abitava, stando a Piazza Venezia, ai margini di quest'area, e così Fontana, e così sembra, andando indietro al 1300, addirittura Giotto avrebbe abitato vicino a Torre dei Conti, quindi è una zona che da tempo immemore ha ospitato la presenza appunto di artisti anche veramente molto importanti. Eppure moltissimi, anche romani, non sanno che lì esisteva un quartiere, che è quello che vedete nell'immagine alle mie spalle. Questa è una fotografia fatta, se non ricordo male, nel 31, alla vigilia appunto della demolizione di via, appunto di questo quartiere che è chiamato quartiere Alessandrino. Poi vedremo perché in primo piano mi è piaciuto usare questa fotografia. Vediamo proprio la chiesa di Santi Luca e Martina con l'accademia, la sua cupola appunto costruita, progettata da Pietro La Cortona. Qui abbiamo un'immagine meno definita, ma che ci mostra il quartiere dalla parte opposta. Vedete in basso a sinistra l'area del Foro Romano, ci cominciamo a orientare, in alto la colonna di Traiano e diciamo Piazza Venezia. Da questo si passò a questo. L'apertura, appunto, lo spianamento dell'intero quartiere, e addirittura l'eliminazione della collina, no? L'altura della Veglia che univa il Colle Oppio, diciamo, le pendici del Colle Oppio alle pendici del Palatino, per creare questa strada che unisse Piazza Venezia al Colosseo, e che in realtà è, tra virgolette, un falso, perché fino al 1930 non esisteva. Cioè, queste due parti della città, che per noi oggi naturalmente sono unite, erano assolutamente distanti l'una dall'altra. E il fatto finale è questo che conosciamo. Questa è una foto del 35, lavori terminati,
ed è straordinariamente simile, insomma, alla visione attuale. C'è una differenza, però, e qui appunto invito chi ha l'occhio, forse, chi non ricorda, perché non c'era, quindi ancora una volta i più giovani, a notare i giardinetti che si trovano ai lati della strada. Vedete, ai lati proprio di questa pettuccia, no? Lunga e dritta, ci sono dei giardini. Giardini che hanno permesso poi dagli anni, da tardi anni 80 e soprattutto poi negli anni 90 fino ai grandi lavori del Giubileo, lo scavo dei fori imperiali e il recupero di tutto quel materiale di cui a cui appunto faceva cenno la dottoressa Cardano, che permette anche di capire la vita quotidiana, cosa che invece al contrario negli anni 30, ancora meglio, peggio, poi al tempo dei francesi all'inizio dell'Ottocento, con le loro demolizioni, era andata praticamente perduta, perché non c'era l'interesse a uno scavo archeologico. E l'aspetto, insomma, è molto simile. Io qui ho portato una fotografia rara da Torre dei Conti, panorama un po' cambiato, gli alberi, i pini sono cresciuti, gli scavi sono stati fatti, ma più o meno questa è l'evoluzione del quartiere appunto di cui stiamo parlando. Per cui, ecco, dire che al posto della strada esistevano abitazioni, conventi, chiese, l'Accademia di San Luca, appunto, un conservatorio per orfanelle che addirittura a un certo punto all'inizio del 600 ne ospita fino a 400, era uno degli istituti, il conservatorio di Sant'Eufemia, più attivi in città. Insomma, suona sempre molto, molto strano. Quindi come si era formato alla fine questo quartiere? Si era formato, lo vedremo fra un po', sulle rovine chiaramente dei fori imperiali e dopo una fase che poi analizzeremo un po' più nello specifico, di diciamo una fase crescente, già all'inizio del 500 cominciano i desideri di demolizione. Il primo, io qui ho sposto, insomma, vi presento un'immagine del tardo 700. Ma vorrei attirare la vostra attenzione sulla colonna di Traiano. Noi, insomma, le prospettive qui sono un po' falsate, diciamo che siamo alle spalle, abbiamo alle spalle le due chiese gemelle di Santa della Madonna di Loreto e del nome di Maria e Palazzo Valentini. Vedete la Torre delle Milizie, a sinistra la salita oggi scalinata di Magna Napoli. Vedete com'è sistemata la colonna? Ha intorno a sé una semplice area di rispetto, cioè una fossa sostanzialmente, che fu realizzata nel 1536 per isolarla e presentarla in uno stato migliore alla città e soprattutto all'imperatore durante il corteo appunto di Carlo V a Roma. Questo è il primo atto di demolizione, si può dire, nella zona, nei tempi moderni, perché per abbellire la colonna fu demolita una chiesa, che era la chiesa di San Nicola di Colonna, che stava nell'area più o meno dall'XI-XII secolo. E quindi comincia, no, questo atteggiamento per cui l'antico poi inevitabilmente vince sempre sul medievale o sul moderno, che raggiungerà il punto più alto nel secolo scorso. Appunto, dicevo, partiamo da capire come si era formato. Andiamo molto velocemente, perché questo non è l'argomento del nostro incontro di oggi, ma è necessario per capire in che area ci stiamo muovendo. Questo è un disegno ricostruttivo, un'immagine ricostruttiva dei cinque fori imperiali, che sono poi nell'anno scorso, nel secolo scorso, furono effettivamente il motivo delle demolizioni, no? Cioè la realizzazione in via dei fori imperiali. Da cosa deriva? Un po' dalla, diciamo, parti uguali, bene o male. Il desiderio fondamentale era quello di realizzare una grande strada nel centro di Roma che collegasse Piazza Venezia al Colosseo, fondamentalmente questo. Ma la demolizione del quartiere, anche di edifici importanti e di pregio, fu giustificata con i famosi piani regolatori che uno dietro l'altro si cominciavano a susseguire dalla fine dell'Ottocento. E una certa, diciamo, anche insofferenza, un atteggiamento di insofferenza verso tutto quello che non era antico, che insomma già
diversi personaggi al tempo, Marchetti Longhi ad esempio, che era un archeologo ma che riconosceva che c'era un po' una, insomma, un atteggiamento per cui ciò che era antico andava comunque preservato, ciò che era medievale o moderno poteva anche essere, diciamo, con le opportune valutazioni eliminato. Quindi eccolo l'antico, insomma, gli scavi e le demolizioni, la liberazione dei monumenti antichi, come si amava dire al tempo, nasce dalla presenza ovviamente dei fori imperiali e delle strutture antiche. Rapidamente, il primo è quello di Cesare, che si porta dietro la Curia, il foro di Augusto, quello della Pace, il foro di Nerva e infine il grande complesso del foro di Traiano. Diciamo che questo insieme di complessi forensi rimase più o meno funzionante in questa maniera per tutta l'antichità, con dei cambiamenti, a cui vi ho portato il bellissimo esempio del foro della di Cesare, scusate, alla fine del IV secolo, dove appunto addirittura le colonne diventano in un restauro di colori diversi, viene costruito un muro che chiude la facciata del tempio, ma sostanzialmente l'aspetto era questo. Con il X secolo il panorama cambia, i fori vengono ristrutturati e non funzionano più, perché non avevano più senso nella Roma del tempo. Alcune aree vengono abbandonate, altre vengono riutilizzate. Immagini celebri sono queste, per esempio, del foro di Nerva nel X secolo con le case altomedievali. Ancora il Tempio di Minerva, che rimase in piedi fino al 1600, agli inizi del 600, c'è chi dice fino a qualche anno prima, quando fu appunto demolito poi per il recupero di materiali, il Torre dei Conti, che oggi praticamente è ridotta a una minima parte di quello che era in antico, o il Foro di Cesare con le povere case dei contadini che coltivavano appunto i terreni che avevano occupato la piazza. Questa immagine però è interessante perché ci mostra, torno indietro, già le trasformazioni importanti, cioè la curia, vedete c'è un abside sulla parete di fondo, vuol dire che la curia è diventata una chiesa. Noi sappiamo che all'inizio del VII secolo Papa Onorio I la trasformò in chiesa di Sant'Adriano. E la curia è stata chiesa di Sant'Adriano fino agli anni 30 del secolo scorso, quando appunto per il recupero dell'edificio antico la struttura barocca di Martino Longhi il Giovane, che era un altro artista peraltro che abitava in zona via Alessandrina, è stata eliminata. E dietro questo lungo muro del foro di Cesare, in un ambiente antico, fu ricavata dallo stesso Papa probabilmente la piccola chiesa di Santa Martina, poi appunto trasformata nella chiesa dei Santi Luca e Martina più tardi. Ora, in questo contesto, nei lunghissimi mille anni, no, di cui è composto il Medioevo, si determinano due modalità di trasformazione. La parte a nord, diciamo a sinistra di questa linea verde, che è la parte poi sostanzialmente del foro di Traiano, è la parte che continua a vivere, si sviluppa in maniera anche un po' disordinata da un punto di vista urbanistico per tutto l'arco del Medioevo, e questo è stato verificato continuamente anche dagli scavi. La parte invece a sud, quindi quella occupata principalmente da tutti gli altri fori, soprattutto dal foro di Cesare e dal foro di Augusto, va un po' in abbandono e si formano i famosi pantani, che sono il vero nome che indicava il quartiere in quest'epoca, almeno dal 1400. Su questa seconda parte intervengono gli interventi di urbanizzazione tardo-cinquecenteschi, appunto, che fanno nascere questo famoso quartiere alessandrino. Se voi vedete, infatti, qui ho portato la pianta di Nolli della metà del Settecento, che è una pianta fedele, fedelissima, no, dello Stato di Roma, si riconoscono due settori, appunto il settore a sud, dove vedete le strade sono tutte lineari, ortogonali fra di loro. Questo è chiaramente il frutto di un impianto urbanistico studiato a tavolino.
mentre la parte a nord, che è quella che occupa il foro di Traiano fino, vedete in alto, Palazzo Valentini, vedete alle strade un po' più disordinate, perché appunto è il risultato, questa parte, di una crescita più, diciamo, spontanea, tipica di un'epoca medievale. Questa pianta noi ce la ritroveremo nel corso di questa presentazione, perché ci aiuta a localizzare i monumenti nella città. Però appunto possiamo intanto già vedere quali sono i principali, dalla colonna di Traiano ai mercati di Traiano, il foro di Augusto, la Torre dei Conti, le colonnacce, la chiesa di Sant'Adriano con il convento dei Mercedari, la chiesa appunto dei Santi Luca e Martina, il Campidoglio. Poi salendo arriviamo a Piazza Venezia e appunto all'isolato di Palazzo Valentini, con le due chiese gemelle ai lati. E qui abbiamo appunto una pianta rielaborata in occasione degli studi sull'area del quartiere alessandrino vero e proprio, dove sono indicati la prima fase di urbanizzazione, che è questa appunto in alto del foro di Cesare, che si deve alla famiglia della Valle nel 1584, e nella parte in basso del disegno, cioè a destra in realtà, la seconda fase di urbanizzazione, che in realtà parte pochi mesi dopo quella della Valle, sempre entro il 1584, nell'area del foro di Augusto, e che è dovuta a questo personaggio, che è il famoso cardinale alessandrino, il quale, in quanto gran priore di Roma per l'ordine di Malta, e quindi gestore e appunto responsabile dell'area del foro di Augusto, nella quale l'ordine all'epoca, al momento dell'arrivo a Roma dei cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, appunto stava dalla fine del XII secolo, poteva disporre dei terreni. Cavalieri, l'ordine abitava al tempo del cardinale alessandrino, in realtà aveva lasciato già il foro di Augusto proprio perché era un posto malsano, i famosi pantani provocavano malaria, aria cattiva, e poi malaria, insomma, quello significa, è un posto francamente non ospitale. Quindi dove abitavano i cavalieri stavano sostanzialmente all'Aventino, insomma, e il cardinale abitava a Palazzo Valentini, che nasce come Palazzo Ghisieri o Bonelli dal suo cognome. E approfittando della bonifica dell'area, soprattutto nel foro di Cesare di Augusto, promossa dal comune di Roma verso il 1582, i della Valle e appunto il cardinale alessandrino decidono di dare a canone questi terreni che improvvisamente erano diventati edificabili e abitabili. Per cui nel giro di pochi anni, si calcola una ventina d'anni, tutta l'area si riempie di case. E le case sono per lo più edifici appunto di abitazione mono o plurifamiliare, ma sempre legate comunque a dei nuclei familiari, la maggior parte dei quali era costituita da immigrati dal nord Italia, dall'area dei laghi a nord di Milano. Si trattava principalmente di persone che lavoravano nel campo dell'edilizia. Questo è un elemento importante, perché spiega anche perché nella zona esistevano molti artisti, appunto, quando per artisti noi intendiamo architetti e scultori principalmente. E l'Accademia di San Luca in questo contesto ovviamente ci stava benissimo, perché era un punto di riferimento per questi personaggi, e sono persone che si costruivano anche le proprie case, dai Longhi appunto a Flaminio Ponzio, ai Fontana e ad altri minori. Quindi il quartiere alessandrino noi lo chiamiamo proprio dal cardinale che abbiamo appena visto, il quale fa insomma realizzare queste strade dritte, una delle quali si chiama via Alessandrina, l'altra si chiama via Bonella dal suo cognome, e sono appunto indicazioni di una topografia che oggi non esiste praticamente quasi più e che è molto defunzionalizzata, ma che rimandano appunto a questa storia.
il quartiere arriva con una struttura compatta agli inizi dell'Ottocento, quando su questa zona appunto iniziano i primi desideri di demolizione dettati dal recupero, dalla volontà di recuperare gli edifici antichi. E comincia appunto questo rimpallo tra città antica e città moderna. Sono i francesi. I francesi entrano a Roma nel 1809 e nel 1811 decidono di liberare la colonna di Traiano e di realizzare una bellissima piazza davanti alla colonna di Traiano, al posto di quello che vi ho indicato con un punto in giallo nella pianta, che possiamo chiamare l'isolato di Sant'Eufemia, appunto dal nome di questo conservatorio di Sant'Eufemia. I due complessi dello Spirito Santo, era un convento femminile, e di Sant'Eufemia erano stati requisiti in quanto fondazioni ecclesiastiche, e quindi con grande facilità il governo francese poté distruggerle. La distruzione, la demolizione non ha praticamente fatto salvo niente. Noi per le monache, appunto le canonichesse lateranensi dello Spirito Santo, abbiamo perso praticamente quasi tutto, mentre per Sant'Eufemia vedremo che attraverso dei giri strani qualcosa si è salvato, e soprattutto abbiamo molti documenti di Sant'Eufemia, per cui si hanno descrizioni, insomma il complesso si riesce a ricostruire un po' meglio. Per avere un'idea, questa è la strada cosiddetta di San Lorenzo ai Monti, che è la chiesina che vedete in primo piano a destra, che era la parrocchia della zona, e iniziava appunto questa via dove era presente la chiesa dello Spirito Santo in zona già dal 1432, quindi appunto in una fase sostanzialmente tardo medievale, e poi di Sant'Eufemia appunto, che come chiesa di San Bernardino esisteva dal 1461, cambia nome alla fine del Cinquecento. Il risultato di questi sterni napoleonici fu quello che noi oggi chiamiamo recinto di Pio VII, che io vi mostro una serie di vedutine ottocentesche perché divenne una delle attrattive principali per i viaggiatori del Grand Tour a Roma, è la prima area archeologica quasi in un certo senso insieme al Foro Romano. Si scendeva dalla strada in quest'area e si godeva appunto della colonna di Traiano e dell'area circostante, dove non era stato trovato molto in realtà, perché la città medievale si era mangiato tutto. E questa è la situazione attuale. È chiamato recinto di Pio VII, sempre con termine convenzionale, perché in realtà fu Pio VII, tornato dall'esilio francese, a completare i lavori, come ha ricordato, da un'epigrafe che si trova ancora oggi in loco. E questo è il personaggio appunto al quale poi in realtà noi dobbiamo questa struttura. Lui completò il lavoro dei francesi con gli stessi architetti, con le stesse maestranze, e completò l'opera. Tra l'altro da questi scavi provengono diverse opere, tra cui alcuni dei daci, delle statue di daci esposte al Museo dei Fori Imperiali, ai mercati di Traiano, recuperate proprio durante gli scavi dei francesi, cosiddetti dei francesi. Altro giro, arriviamo alla presa di Roma nel 1870, l'Unità d'Italia, la costruzione del monumento a Vittorio Emanuele sul Campidoglio, che intervenne su tutta questa zona qua, provocando la demolizione del tessuto urbano, di edifici, piccole chiese e, insomma, oggi il riferimento era scontato, della casa di Pietro da Cortona, che si trovava appunto sulle pendici del Campidoglio in via della Petacchia. Ne esistono disegni e qualche fotografia. Era il suo studio atelier, c'era addirittura la sua fonderia, insomma lui si era creato questo luogo in cui abitava e creava, vicino alla sua amatissima chiesa dei Santi Luca e Martina.
La presenza del monumento a Vittorio Emanuele, che viene inaugurato nel 1911, è praticamente il virus inoculato proprio nel cuore del quartiere alessandrino, che pian piano allarga a macchia d'olio il desiderio di scoprire, scoprire, scoprire sempre di più. Per cui negli anni 20, all'inizio degli anni 20, si decide di eliminare questo quartiere che appunto io vi ho cerchiato in giallo, che è proprio il cuore del cosiddetto quartiere alessandrino. E si cominciò dall'Annunziata Pantani, cioè dalla convento femminile che dal 1566 aveva occupato per volontà di Papa Pio V l'antica residenza prima dei Basiliani e poi dei Cavalieri di San Giovanni, appunto poi di Malta. C'è una stratificazione incredibile che noi adesso vedremo, poi si riversa anche proprio nelle opere che sono state trovate in questa zona. Quindi si procedette alla demolizione del convento, finché non si trovò la chiesa, che nella pianta di Noli, come vedete nel quadratino rosso, indicata col 123, che è una chiesina che stava annidata proprio al ridosso del muro di fondo del Foro di Augusto e che appariva così al momento della demolizione. Vedete, siamo nel gennaio del 25, già sono stati portati via gli arredi, tutto quello che poteva essere utilizzato è stato tolto, e c'è da chiedersi dove sia finita questa roba, perché poi la domanda di chi studia è questa: ma dove è andato a finire tutto questo? Questa è la grande domanda. Qualcosa è stato recuperato, il resto dove sta? Cioè, se tu mi levi una statua, quella statua poi dove è andata a finire? Questa è la chiesa vista verso l'altare. Sull'altare, diciamo sulla lunetta, esisteva il grande affresco con l'Assunzione. Ovviamente la chiesa era dedicata all'Annunziata, scusatemi, l'Assunzione, appunto l'Annunziata la vedremo, l'Annunciazione la vedremo a breve, quindi come appunto morte della Vergine, Assunzione. Nella controfacciata invece la Natività di Maria. Queste sono tutte fotografie prese dall'archivio comunale della sovrintendenza di Palazzo Brassi. Ecco, in questo caso gli studi di Maria Barbara Guerrieri Pozzoi, una ventina ormai di, no, di 20 anni fa, nel 2008, quindi no, 10 anni, poco più di 10 anni, hanno recuperato dei frammenti di questi affreschi realizzati da Marco Giulio Compagna. Siamo negli anni 40 del 600, nei depositi di Palazzo Braschi. Quindi evidentemente qualcosa fu staccato, no, da questi affreschi e messo in deposito. Ogni tanto si ha la fortuna di recuperi appunto importanti. Per ora se ne conoscono tre, almeno che io sappia, che possiamo anche riposizionare, no, sulla fotografia degli anni 20, con un po' di colore. Quindi due figure di apostoli e angioletti. Purtroppo niente è stato trovato dell'altro affresco della Natività. Un altro oggetto d'arte, di cui si conosce l'esistenza ma che vi assicuro è difficile andare a fotografare, era la pala d'altare, che è questa, di Gaetano Lapis, un'Annunciazione. In questo caso l'Annunziata ci sta bene, e che le suore domenicane si sono portate via quando sono state mandate via appunto dal convento. Peraltro c'è stato un momento di stop nei lavori, perché non si sapeva dove mandarle queste povere monache, e alla fine il comune trova per loro un edificio diciamo alla fine di via Giovanni Lanza, dietro all'abside di San Martino ai Monti, e loro stanno ancora lì e nella loro cappella hanno questo dipinto, e quindi dobbiamo immaginare qua, insomma, cerchiamo un pochino, no, di lavorare di fantasia. E questo è il monastero delle suore, delle monache dell'Annunziata oggi, blindatissimo. È un po' difficile riuscire
però siamo in trattativa, per cui insomma io non dispero. Ho un appuntamento telefonico con la madre superiore sui giorni, chissà che non ne venga fuori qualcosa di buono. Levata la chiesa seicentesca, cosa accade? Che viene trovata una chiesa più antica. In questa immagine se ne vede l'abside. Eccola qua. L'acquerello parla meglio delle foto, che non sono granché. Vedete però, no? Nella foto di sinistra si vede questa struttura che sembra galleggiare, in realtà sta così perché era stata costruita sopra un interno di 6 metri, che era l'interno archeologico che sarà fondato nel corso del Medioevo. Vedete l'absidina che esce fuori? Ecco. Questa chiesa era una chiesa medievale. Dalle fotografie si capisce, insomma, si può attentare una datazione a fine XI, inizi XIII secolo. Però all'epoca c'è anche chi la datò per la presenza di un giro di mensoline al IX secolo. Questo è importante anche per collocarne la costruzione. Se la riferiamo al IX-X secolo dobbiamo pensare che era la vecchia chiesa dei basiliani, cioè dei monaci basiliani che abitavano al Foro di Augusto con il loro monastero di San Basilio, appunto. Almeno dal, noi li abbiamo documentati la prima volta nel 955, è possibile che stessero qua già da un po' prima. Se invece la chiesa è un po' più tarda, allora è possibile che sia un edificio fatto costruire dai cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, che arrivano a Roma al Foro di Augusto alla fine del XII secolo, coabitano con i basiliani e poi li mandano via. All'inizio del 200 risultano gli unici proprietari di questo complesso. All'interno dell'absidina furono trovati degli affreschi. Le foto non sono belle, insomma, ma il materiale è quello che è. Vedete, fu costruita una tettoia perché sulle prime si pensò di salvarlo questo muro. Però poi gli affreschi deperivano, bisognava liberare il monumento romano e quindi via, tutto eliminato e questo è il risultato attuale. Gli affreschi furono però staccati, fortunatamente, e oggi sono conservati nella casa dei Cavalieri di Lodi, che per intenderci è questa struttura qui. Di proprietà comunale ma affittata appunto all'ordine che insomma ha i suoi uffici. Nella cosiddetta sala bizantina sono presenti, vedete alle pareti, gli affreschi sulla sinistra e le sculture altomedievali sulle altre pareti, tra cui le famose mensoline dell'abside. Le sculture sono state studiate da Letizia Panermini, un volume del corpus della scultura altomedievale in Italia. Gli affreschi anche sono stati, insomma, sono noti, studiati, pubblicati, ma recentemente nel 98 sono stati riproposti, diciamo, il loro studio è stato riproposto da Walter Angelelli. E ecco, insomma, avete visto la sala bizantina da tutte le angolazioni, con questi elementi scultori e pittorici che vengono appunto dalla vecchia chiesa di San Basilio, perché la chiesina era dedicata a San Basilio e rimase dedicata a San Basilio anche con i cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme. Questo è il motivo, per esempio, piccola digressione, per il quale quando andate al priorato, che è sede dei cavalieri, altra sede romana dei cavalieri, voi trovate sulla volta l'apoteosi di San Basilio. Uno non capisce che c'entra San Basilio là, c'entra perché era insomma il santo di riferimento dei cavalieri di Malta a Roma. Gli affreschi staccati sono questi pochi frammenti che sono stati ricondotti a due fasi, una prima fase di fine XII, inizi XIII, dei basiliani in fase tarda, dei giovanniti, non si sa ancora al momento, non abbiamo una risposta, e con un'ascensione. Quindi sono, vedete, frammenti ridotti veramente molto, molto, molto male.
io vi invito ad andare a visitare la Casa dei Cavalieri di Lodi attraverso appunto il Comune di Roma, perché le visite vengono organizzate e la casa insomma viene aperta. Vedete gruppi di apostoli. Per darvi un'idea un po' di quello che doveva essere più o meno questa absidina, ho preso un confronto più o meno con, diciamo, un po' più antico dell'Eremo di Sant'Angelo in Asprana, Rocca Secca dei Volsci nel Frusinate, dove vedete appunto c'è questa absidina con Cristo nella mano in alto, con gli angeli in basso, la Vergine orante all'orientale, no? E gli apostoli tutti agitati intorno. A Roma, al Foro di Augusto, doveva essere un'immagine più o meno simile. Sotto, nel piano, diciamo, a livello inferiore, Angelelli ha riconosciuto una fase più recente di affreschi, questa databile sicuramente alla fase giovannita. Quattro santi che vedremo fra un po', e tracce col nome di Benedictus, forse anche di San Benedetto, giustamente, insomma, l'altro santo monaco. Eccoli qui, i santi della seconda fase: San Basilio, San Paolo, San Giovanni Battista e la Vergine Callatta, che è un'immagine molto particolare, peraltro, e forse portata, perché di origine orientale, portata proprio dai cavalieri a Roma. Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, si formano a Gerusalemme, insomma vivono l'ambiente crociato, quindi c'era una circolazione di iconografie e di temi molto ampia. Dobbiamo immaginare probabilmente che dall'altra parte ci fossero San Pietro che faceva pandan con San Paolo e San Giovanni Evangelista, che doveva fare appunto coppia con San Giovanni Battista, il vero protettore però dei cavalieri di San Giovanni, appunto. E questa è l'immagine della Vergine che allatta. Tanto per capire un po', darci un'idea, vi ho portato questi due confronti, questo a Bominaco con la teoria dei santi, dei profeti, con, vedete nei loro archetipi lobi che tornano anche nel calendario, e poi a Roma in epoca tarda gli archetipi lobi che inquadrano i santi nel Santa Santorum. Sempre a questa seconda fase appartengono tracce di una decorazione a fioroni che addirittura hanno un confronto illustre nel palazzo di Gregorio IX ad Anagni. Nella sala bizantina però appunto esistono anche parti di scultura, e le vediamo velocemente, appunto queste famose mensoline che correvano, no? All'esterno dell'abside, e che effettivamente hanno un aspetto alto medievale. Lastre di vario tipo, questa viene da Sant'Urbano e Pantani, ma è conservata sempre nella sala bizantina, e sempre nella casa dei Cavalieri di Lodi è presente questo affresco, che è un altro pezzo di quest'arte dispersa, che però noi conosciamo. Insomma, qui io vi sto facendo vedere le cose che ovviamente si sono salvate, anche perché sono quelle su cui possiamo parlare. Si tratta di un affresco la crocifissione tra San Giovanni e la Vergine. In passato era stato attribuito addirittura a Sebastiano del Piombo, perché lo si riconosceva come un mago crucifissi, che viene citato in un documento del 1518, un documento d'affitto di questi ambienti, dove appunto la persona, Marcantonio Cusciari, che era un mercante di legname, che prende in affitto l'ambiente, si impegna a curare l'affresco, questo imago crucifissi, per cui, siccome questo affresco viene dal vecchio parlatorio delle monache, si è pensato che fosse questo. Recentemente invece, sempre ancora appunto Maria Barbara Corriere Borsoi, ha proposto in realtà una datazione molto più tarda, di quasi un secolo più tarda, e un'attribuzione a Cristoforo Casolani, che lo realizza direttamente per il parlatorio delle monache, insomma. Prima di chiudere con l'Annunziata ai Pantani, è interessante vedere anche un po' l'arte decontestualizzata, perché oggi se noi passiamo lungo via di Tor dei Conti, no? Cioè,
lungo questo muraglione del foro di Augusto, che faceva da muro di fondo del convento, vediamo delle cose strane che non capiamo a cosa servono. Finestre, affreschi, porte. Per illustrarle, siccome il posto è sempre molto buio, prendiamo, insomma, vi ho portato questa stampa del 1616. Queste finestre, per esempio, stanno ancora al loro posto e recano lo stemma di Papa Paolo II, Barbo, che era il nipote di Marco Barbo, che era un priore di Roma, che fece fare i lavori invece all'interno. Queste erano le finestre della chiesa, cioè della chiesa medievale che abbiamo visto poco fa. Poi c'era l'ingresso al monastero dell'Annunziata, che oggi si presenta così. È un portale sul nulla, no? Questa è una foto prima delle demolizioni e questo è lo stato attuale. Col livello, diciamo, antico che arrivava a questa altezza. Al di sopra c'era un grande affresco che purtroppo è andato distrutto, e ai lati vedete altri affreschi di cui si riconosce lo stemma di Pio V, ovviamente, che aveva fatto andare le monache dell'Annunziata in questo luogo, e la figura ovviamente di San Domenico come riferimento appunto all'ordine domenicano alle quali le monache appartenevano. E infine la porta, la stampa di Giovannoli del 1616, per cui registra la vecchia porta con uno stemma della Rovere addirittura. L'ingresso reale della chiesa era questo bellissimo portale attribuito a Domenico Castelli, che peraltro era un altro degli artisti che abitavano in zona e che viene insomma, datato, attribuito agli anni tra il 20 e il 30, con l'Annunciazione. Insomma, è un oggetto che oggi noi non ne capiamo, no, l'utilità percorrendo via di Tor dei Conti, ma era l'ingresso alla vecchia chiesa. E da quest'altra parte, diciamo, ogni riferimento è anche andato un po' perduto. Di fronte all'Annunziata esisteva il complesso di Sant'Urbano e Pantani, che è questo. Vedete la chiesina indicata da quel 103 e tutto il convento intorno. Questo era un convento di monache di clausura, ma cappuccine. Qui vediamo un'immagine degli inizi dell'Ottocento. E poi il complesso durante la demolizione, un secolo più tardi, lungo via Alessandrina. Anche questo edificio gli provocò, diciamo, provocò non pochi problemi durante le demolizioni. Qui le vediamo già bene avanti. Sant'Urbano la vediamo in basso a destra nell'immagine. E adesso vediamo perché. Anche qui la stessa scena, la chiesa che viene, si presenta, no, già ripulita di tutto quello che si poteva portare via, è pronta per essere distrutta. Noi però dalle descrizioni antiche, per esempio, sappiamo appunto che Sebastiano Ceccarini alla metà del Settecento aveva realizzato le figure ai lati dell'altare, quindi forse sua erano San Francesco e Santa Chiara. Li hanno staccati questi affreschi, non lo sappiamo, sappiamo che fine hanno fatto. Forse sono andati distrutti, o forse chissà dove sono. Sull'altare, sempre Sebastiano Ceccarini aveva realizzato appunto una pala d'altare con in alto Sant'Urbano, Sant'Eufemia e in basso le Clarisse. Sant'Eufemia e Sant'Urbano vanno insieme perché le due comunità erano strettamente legate, cioè il monastero di Sant'Urbano viene rifondato alla fine del Cinquecento per accogliere le orfanelle di Sant'Eufemia che volevano farsi suore. Per cui era tutto un isolato che funzionava in questo modo, e le suore di Sant'Urbano si occupavano ovviamente di rimando delle orfane di Sant'Eufemia. Dopo le demolizioni dei francesi, le orfanelle di Sant'Eufemia finiscono a Sant'Urbano. Siccome questa pala non interessava le suore che abitavano al tempo delle demolizioni, questa pala non è finita dove sono finite molti oggetti, lo vedremo fra un po'
di Sant'Urbano, ma è stata data al Comune di Roma e adesso si trova nei depositi di Palazzo Braschi. Quindi questa esiste, non è andata persa. Sappiamo da descrizioni sempre appunto d'epoca che per esempio a sinistra dell'altare esisteva questo dipinto con un'annunciazione attribuita a Cesare Nebbia che oggi si trova nel conservatorio di Santa Eufemia perché l'ente ancora esiste in realtà e lo vedremo fra un po'. Sempre dalle demolizioni, per esempio, è stato salvato questo frammento di affresco che veniva da un ambiente vicino al refettorio, con una samaritana al pozzo. Ripulito per bene l'edificio, diciamo, barocco, venne fuori un edificio più antico anche qua. E come era successo per la chiesina medievale dell'Annunziata, anche per Sant'Urbano si decise la demolizione, che però fu molto più sofferta, bisogna dire, questo va dato atto. Infatti l'edificio fu disegnato, studiato, uscì un articolo a firma di Ceschi che studiò appunto, vedete bene, l'edificio, lo identificò con l'ospedale dei Cavalieri di San Giovanni, ne fece dei disegni ricostruttivi, ma questo non lo salvò, stava troppo in mezzo, dava fastidio, per cui fu atterrato e ne furono salvate delle parti, tra cui appunto le mensole medievali, che sono conservate vicino alla casa dei Cavalieri di Roti. Anche queste sono state studiate, insomma sono pubblicate, rese note, vedete, stanno lì appoggiate, no? Cioè, vi rendete conto la dispersione di questa roba? Un pezzo al Museo di Roma, un pezzo al Foro di Augusto, un altro pezzo presso un ente benefico. E questo è quello che poi è emerso della chiesa di Sant'Urbano, dell'edificio medievale di Sant'Urbano dopo gli scavi del 2000. Diciamo che l'aspetto però dell'edificio era questo. Io ho nominato Santa Eufemia, no? L'ho nominata più volte, appunto vi ho detto che dopo la demolizione dei francesi l'orfanella e l'istituzione viene proprio inglobata da Sant'Urbano. Da Santa Eufemia viene tutta una serie di dipinti dei benefattori ed è interessante che questa sala con i dipinti dei benefattori viene descritta spesso nelle descrizioni del conservatorio di Santa Eufemia. Queste foto io le ho prese da un sito internet che ha curato il restauro, diciamo di un laboratorio di restauro che ha curato appunto il restauro di questi ritratti, per cui c'è il com'era e com'è. Partiamo da Clemente VIII, che è il Papa che fonda il Papa che aiuta la fondazione del Conservatorio di Santa Eufemia, uno dei due fondatori, Giovan Battista Bello Bono, l'altro, Paolo Ciccio. Fulvia Conti Sforza, che è la nobildonna romana che sostiene le due istituzioni, Papa Urbano VIII, che fa molte elemosine a Santa Eufemia, il Cardinal Baronio, il Cardinal Ludovisi, che è quello che ricostruisce la Chiesa, insomma ci sta a buon diritto, nel 1623, il Cardinal Barberini, questi sono tutti i cardinali protettori del Conservatorio di Santa Eufemia, cioè erano i personaggi che dovevano controllare che tutto funzionasse bene e aiutare l'istituzione benefica ovviamente a fare bene il proprio lavoro. Poi abbiamo il Cardinal Paluzzo Altieri, siamo arrivati al 1671. Abbiamo questo personaggio incredibile, Camillo Panfili, che è un grande benefattore di Santa Eufemia e che, insomma, la storia è nota, lui era cardinale, poi conosce la moglie, si toglie l'abito e si fa il matrimonio Panfili a Dubrandini. E tra l'altro questi due donano, vedete il legame, no? Come si riesce, anche se con fatica, poi a
costruire questa rete di rapporti sono i due che donano l'affresco che abbiamo visto poco fa, che sta esposto al terzo piano di Palazzo Braschi. Invito, andate a vedere il terzo piano del Museo di Roma di Palazzo Braschi, con appunto oggetti che vengono proprio dall'area dei fori imperiali. Ai lati di questa, no, di questo dipinto vedete i due stemmi, a sinistra stemma Panfili, a destra lo stemma Aldo Brandini. E chiudiamo con Pietro La Cortona, che fu diciamo un grande benefattore dell'istituzione di Santa Eufemia, ma che soprattutto in una situazione, insomma, una storia che è quasi una, veramente un romanzo triste per il povero Pietro, che è legato alla realizzazione della chiesa, della chiesa stessa di Santi Luca e Martina, appunto, Pietro da Cortona, con colpo di scena nel suo ultimo testamento, nomina il conservatorio di Santa Eufemia praticamente esecutore e controllore della propria eredità, e lascia molti beni anche al conservatorio. Per questo il suo ritratto figura tra i benefattori di Santa Eufemia, tutta questa roba sta qua oggi. Tutti questi dipinti che vi ho mostrato, come anche il dipinto di Cesare Nebbia e altri oggetti, si trovano a via Quattani, che è una bellissima strada dietro Villa Torlonia, dove in questo altrettanto molto bello, molto, insomma, elegante villino, si trova la cappella e molti oggetti provenienti, pensate attraverso quale giro incredibile, no? Vecchio conservatorio di Santa Eufemia demolito dai francesi, le cose finiscono a Sant'Urbano, demolizione di Sant'Urbano nel 1933, nuova sede a via Quattani. Anche qui siamo in trattative. E il risultato di questo, peraltro dell'intervento di Pietro da Cortona, è determinante, perché ancora oggi, la sapete la situazione particolare della chiesa di Santi Luca e Martina? La parte superiore della chiesa è legata all'Accademia, ma la parte inferiore è di Santa Eufemia, per cui è una chiesa divisa in due. E nella chiesa inferiore Pietro è sepolto, lo sappiamo, no? Nella chiesa superiore, come si entra, c'è la sua lapide. Nella chiesa inferiore c'è il suo cenotafio, lo vedete, con un bel pezzo del testamento, dove sottolineato in rosso, io insomma ho evidenziato proprio questa svolta, cioè la nomina di tre personaggi del conservatorio di Santa Eufemia, della congregazione di Santa Eufemia, che dovevano amministrargli l'eredità. Quindi questo è un elemento importantissimo. Iniziò una lite che è durata due secoli tra l'Accademia di San Luca e Santa Eufemia, che si è risolta poi a vantaggio di Santa Eufemia sostanzialmente, perché ancora oggi Santa Eufemia ha delle prerogative molto importanti sulla chiesa inferiore di Santi Luca e Martina. E c'è ancora, c'è addirittura la statua di Santa Eufemia con parte delle sue reliquie proprio nella chiesa inferiore. La terza chiesa, adesso andiamo insomma velocemente, è quella di Santa Maria in Macello Martirum, che era una chiesina molto antica. Io vi faccio scorrere un po' di immagini, vedete insomma l'inizio di via Alessandrina, eccola qui, la cupola che vedete a sinistra appunto è quella di Santi Luca e Martina, della quale si decise la demolizione. Si vedono delle differenze, ma quello insomma che mi preme mettere in evidenza sono questi oggettini sulle fronte della chiesa che vi sto evidenziando, e che sono anche questi esposti dai depositi, sono finiti nei depositi del Museo di Roma di Palazzo Braschi, e sono oggi esposti al terzo piano nel nuovo allestimento del museo. Eccoli qua, sono delle lunette con degli angioletti datate al XVI secolo. L'interno era questo, e che io sappia dell'interno, tranne qualche lapide, non si è salvato praticamente niente.
a destra di Santa Maria degli Angeli, il macello Vaticano, c'è la via Alessandrina. Il pallino giallo indica la casa di Flaminio Ponzio. Adesso passiamo a tutt'altro tipo di edilizia. Facciamo scorrere le immagini, adesso diciamo è più semplice. La casa è questa, è l'immagine di via Alessandrina, la freccia indica la casa di Flaminio Ponzio, per orientarci la torre del Grillo, e questo muro era il muro di clausura delle monache dell'Annunziata, quelle che stavano a Foro di Augusto. E questa è la casa di Flaminio Ponzio qualche anno prima della demolizione. E qui durante la sua demolizione. La casa di Flaminio Ponzio, ma Flaminio Ponzio se l'era costruita da solo, siamo intorno al 1600, quindi insomma innanzitutto era un edificio realizzato da Flaminio Ponzio e questo probabilmente ne avrebbe dovuto insomma forse decretare la salvezza, ma così non poteva ovviamente essere. E quindi cosa si fece? Si trovò, un po' come era accaduto per esempio per la chiesa, per la parte medievale di Sant'Urbano e Pantani, se ne sono salvate delle parti, cioè le parti decorative, che sono state rimontate su un edificio moderno, costruito, sistemato negli anni 50 a Piazza Campidelli. Questo qua, che è la sede dell'assessorato alla cultura del Comune di Roma e di altri uffici. La facciata, levate la parte superiore della foto a destra, che è una parte, diciamo un'aggiunta successiva, ripropone la facciata della casa di Flaminio Ponzio. Quindi dalla casa di Flaminio Ponzio si sono salvati degli elementi di decorazione rimontati in un edificio moderno. Qui siamo intorno al 1600-1610, insomma ci muoviamo in quell'epoca lì. Su via Alessandrina esistevano anche le case, esistevano le case dei Longhi, altri elementi. Continuando arriviamo a un altro edificio scoperto, qua vedete case che erano destinate all'ultimo tratto verso la colonna Traiana, case che erano destinate ad essere distrutte. Qui però, grattando l'intonaco, ci si rese conto che c'era una struttura medievale sotto. E quindi, un attimo, fermiamoci, capiamo cos'è. La casa fu rilevata e, vedete, fu anche oggetto, insomma, di acquerelli artistici, questo bellissimo sempre di Maria Barosso. E l'unico pezzo che se ne poteva salvare fu salvato, cioè uno stemma che fa riferimento a Sisto IV, tant'è che questa casa poi è passata in realtà come casa di Sisto IV, ma non si capisce bene ancora la relazione, insomma, no? Tra lo stemma di Sisto su questa casa di via Alessandrina. Lo stemma oggi è murato sulla casa, diciamo sulle parti romane, diciamo nella casa dei Cavalieri di Rodi. Ancora case e parti recuperate. Qui il portale di Pietro, della casa cosiddetta di Pietro Zacuone, che era stata portale che era stato realizzato da Giovan Battista Mola, staccato e rimontato nei giardini di Palazzo Caffarelli a Campidoglio. Eccolo qua. Accanto alla casa di Pietro Zacone, vedete, poi c'è molto materiale, cioè queste edicole, io adesso ve ne mostrerò qualcuna, è difficile pensare che siano state staccate, sono andate perdute. Però veramente non c'era edificio, non c'era palazzo che non avesse qualche elemento di decorazione. Anche qui c'è un'edicola. E tutta una serie poi di portali
qua siamo a via Cremona. Fino ad arrivare poi all'ingresso dell'Accademia di San Luca, a via Bonella. Vedete madonnelle che stavano sulle facciate delle case, nei cortili. E insomma io chiudo questa carrellata con questa immagine, appunto dell'ennesima edicola, no? Dell'ennesima madonnella a cui siamo a via delle Marmorelle, che è un'altra strada che minore, diciamo, che attraversava più o meno l'area del Foro di Cesare, vicinissimo all'Accademia, peraltro. E è impressionante questa immagine, perché ti fa vedere proprio come sia stata, no? Resecata questa parte della facciata dell'edificio in demolizione, con le persone dietro che si mettono, gli operai che si mettono in bella posa, prima di dare probabilmente il colpo finale a questo pezzo di muro. E la didascalia della fotografia, l'archivio comunale, la parte in giallo, cosa dice? L'affresco rappresentante Sant'Antonio su una facciata di casa in via delle Marmorelle demolita per ragioni di piano regolatore. Cioè, questa indicazione è importante secondo me, perché ti fa capire poi come ogni tanto anche chi schedava queste immagini faceva in qualche modo una cronistoria anche per immagini, no? Questi sono i nomi vecchi delle foto, apposta stanno tutti in corsivo, ma non li avete visti in corsivo. Cioè ti diceva cosa? L'abbiamo dovuta demolire per motivi di piano regolatore, cioè eravamo costretti a farlo, quasi come se ci fosse un rendersi conto in realtà che si andava a demolire anche immagini sacre, immagini, cose antiche. Il piano regolatore voleva che tutta questa foto, comunque abbiamo aperto l'immagine, tutta questa parte della città venisse cancellata, e il piano regolatore ha portato poi a questo, insomma. E con l'immagine attuale di via dei Fori Imperiali, insomma, io concludo il mio intervento e vi ringrazio per l'attenzione. Sembra quasi arrivata con le rotelle, in realtà non è così, ma c'era una capacità di procedere agli smontaggi e ai rimontaggi, veramente un'arte unica che tutti gli architetti e gli uffici tecnici poi della sovrintendenza, e questo era, allora era l'ufficio Belle Arti, si sono provate. E poi un'altra cosa che veramente mi lascia è molto molto interessante, e questo concetto di patrimonio, come sia questa consapevolezza del patrimonio. Io non so, so che nel 1166 mi pare c'erano delle indicazioni per la tutela della colonna Traiana, che tra tutte le spoliazioni, non 1166, non fossero fatte delle spoliazioni, quando ancora non esisteva un concetto di patrimonio, non esisteva nemmeno il concetto dell'antichità e dell'appropriazione dell'antichità, però degli spoli già sussistevano, no? Eppure c'è questa consapevolezza che la colonna Traiana non si tocca. E poi via via sappiamo, insomma, Settis ha scritto delle cose molto belle e illuminanti su questo concetto dell'evoluzione del concetto di patrimonio, no? E poi come effettivamente questo che noi oggi consideriamo e abbiamo ricostruito, così come ci ha fatto vedere Nicoletta Bernacchio con tanta attenzione, un patrimonio, e poi abbiamo visto che è un patrimonio basato su testimonianze veramente alte e basse, no? di qualità diverse,
Eppure, ecco, non si avesse questa consapevolezza che noi oggi forse abbiamo, no? Per cui non si sarebbe lasciata la Barosso da sola a fare gli acquarelli, ma forse si sarebbe fatta, non so, una manifestazione, ci si sarebbe schierati, no? Per questa cosa. E quindi niente, delle piccole osservazioni, ma c'era qualcuno poi che voleva anche parlare, appunto, e altri interventi. Chi non sappia no, però una questione attuale ci sono, che io sono stato curioso per i miei giorni sulla situazione della mia infanzia. Ecco, chiamo i miei colleghi magari perché insomma. Allora, diciamo qualcosa, insomma sì, dunque il discorso di Alessandria è che sono ripartiti, sì, è partito lo scavo e vedremo come si va, insomma l'idea è quella di riunire come si dice, insomma, le aree, no? Di recuperare in qualche maniera l'unitarietà del Forum Traiano e proseguiamo, insomma. Allora, ovviamente valutando caso per caso, perché insomma scavare si scava con un po' più di criterio rispetto a quello che è stato fatto negli anni passati, insomma, documentando e conoscendo. Sì? Come va? Scusate, due piccole aggiunte. Sarebbe bello anche seguire o inseguire le trasmigrazioni, a parte le cose che faticosamente sono ritrovate, ma per esempio ho scoperto molto tardivamente tre quadri che stavano nella chiesa di San Bernardino, quella della Curia. Quella di Sant'Adriano. Sant'Adriano, che è l'edificio della curva, adesso spoglio proprio ridosso, così incombente rispetto alla chiesa. Ecco, però in questa chiesa di Sant'Adriano c'erano tre quadri che erano tre pietre miliari del barocco romano, di Carlo Saraceni, di Borgianni e forse di un terzo, adesso non mi ricordo, comunque un altro gigante. E io li avevo visti pubblicati su un libro importante che si chiama Arte e Architettura in Italia, il Cover, dal 1500 al 1650, e cercavo questi quadri che erano pubblicati da Vincover, e l'indicazione era Chiesa dei Padri Mercedari. Nessuno sapeva darmi indicazione su cosa fosse o dove fosse questa Chiesa dei Padri Mercedari. Vi parlo di un episodio della metà degli anni 70, quando io sono arrivato a Roma. Ho inseguito in questi quadri senza successo, finché un giorno mi si rompe la macchina e il meccanico mi dice te la porto ai Mercedari. Allora a me è scattata la coda, era una mini minor che non era mia, ma me l'avevano prestata, la dovevo per forza far tornare come nuova. Allora vado a questi Mercedari, Torre Angela, Borgata Pinocchio, Villaggio Breda, e arrivo a questa chiesa, anni 60, in cemento armato, con diciamo i rivestimenti di mattoncini, ma una brutta chiesa moderna. E dico sicuramente non è questa, entro e c'erano appesi questi tre quadri straordinari, e quindi questa. La cosa incredibile è che poi questi padri mercedari si sono trasferiti, io qualche volta ho portato amici miei a vedere questi introvabili quadri dei mercedari, poi sono spariti dall'orizzonte e ho scoperto solo l'anno scorso, li ho rivisti finalmente di nuovo, e questa volta stanno a Torre Vecchia, quindi capire anche queste cose. E una parte vengono in un'altra chiesa, Santa Maria della Merceda, via Le Chieggi, via Le Parioli, insomma, adesso non so quale dettaglio. Ecco, ma comunque questi sono i tre clamorosi. È una cosa incredibile, lì hanno per esempio in controfacciata tutto lo stemma che era sulla porta del convento e degli altari barocchi minori che si sono rimontati in una chiesa orribile, devo dire, anche questa sarà anni 70, tipo hangar, così. Altre due brevi segnalazioni, noi dedicheremo a ottobre un convegno a proposito degli spostamenti, della bravura di questi
tecnici, e noi dedicheremo un convegno tra settembre e ottobre proprio allo spostamento degli edifici, ma con delle tecniche che vengono dall'Europa dell'Est, perché non lo sapevo, ma nel regime di Ceausescu, e per fare assomigliare Bucuresti a Parigi, lui ha costruito quello che aveva fatto il barone Haussmann no, a Parigi, i grandi boulevard, anche lui ha costruito degli tremendi boulevard, ma alcuni edifici, molti edifici sono stati proprio spostati con tecniche molto sofisticate, non so dirvi come, ma immagino con dei cilindri sottostanti, per cui pensate, ecco, dedicheremo una giornata o due apposta a questo tema dello spostamento degli edifici. Ultimo piccolo tema che vi lascio è che dietro l'abside della chiesa di Santa Luca Martina, all'interno del foro di Cesare, ci sono ancora dei resti, io li chiamo piranesiani, in realtà sono resti degli anni, della metà degli anni 30, fatti da Giovannoni, che è lo stesso che è intervenuto qua, Giovannoni, Foschini e Morpurgo, questa triade di architetti, diciamo, di cui Giovannoni sicuramente era bravissimo, perché è stato quello che ha impostato le facoltà di architettura, ma nella loro anche volontà di esprimersi, di lasciare traccia del proprio passaggio, avevano pensato di ricostruire lì la sede dell'Accademia di San Luca dopo le demolizioni, e ancora sono presenti all'interno del Foro di Cesare le sue strutture, che hanno anche un loro fascino di una modernità un po' grezza, un po' greve, un po' maccheronica. Però sicuramente questa inquietante presenza, che nessuno sa che sono cose degli anni 30, ecco, forse meriterebbe un volo così di fantasia, sogno di chiamare a raccolta un po' di architetti a ipotizzare una possibile nuova ricollocazione della sede lì. Premetto, a me piacciono solo gli aspetti teorici della cosa, quindi non farei mai realizzare una sede lì di nuovo, non vorrei mai costruire niente di nuovo, anche perché, come diceva Pierpaolo Pasolini in uno dei film della trilogia della vita, la Madonna, quando lui si rappresenta come Giotto che dipinge nella Bazzia o di Casamari di Fossanova, dice: la Madonna è meglio immaginarla che vederla. E così per me l'architettura contemporanea è meglio immaginarsela piuttosto che vederla dal vivo, dalle visioni. Allora, grazie mille, salutiamo. Il prossimo appuntamento, soltanto vi dico solo questo, perché di fatto è il penultimo appuntamento. Ci vediamo giovedì alla Fondazione Primoli con Giulia Gorgone, e poi ci salutiamo, perché l'appuntamento di sabato in realtà all'Odeion, l'ultimo appuntamento della scienza per motivi organizzativi dell'Odeion, è saltato, e quindi niente, ci rivediamo però il prossimo anno. Grazie a tutti.